Istituto Calabrese, una manifestazione, una 3 giorni comunque intensi, una giornata, quella poi ufficiale del 21, riuscitissima, con una grande partecipazione. Sì, un momento bello per la città, grande soddisfazione, e un momento del ricordo che è stato importante, ma anche abbiamo creato le basi per cercare di lavorare a un nuovo corso per questa città, per questo territorio, per l'intera Locride. Dobbiamo ringraziare Don Ciotti, il nostro vescovo, perché per la scelta di svolgere a Locri la giornata della memoria dell'impegno. È una grande partecipazione da tutta Italia e dalla Locride. È stato anche bello vedere i miei cittadini, tanta gente di Locri, partecipare in modo composto a questa importante e bella manifestazione. È stato bello vedere tanti cittadini applaudire quando il corteo passava dai balconi. E quindi siamo contenti, grande prova di civiltà. E ieri abbiamo vissuto un momento quasi di sconforto davanti a quel gesto che non sappiamo se definire un gesto della mafia, un gesto goliardico, in ogni caso qualcosa che ha segnato in modo negativo a livello nazionale la nostra città dopo la gran bella manifestazione del Presidente della Repubblica. Sono stati 3 giorni importanti, in ogni caso Locri ha scelto da che parte stare, dalla parte dello Stato, dalla parte della legge, e abbiamo intrapreso da tempo questo percorso come città, vogliamo portarlo avanti e dobbiamo lavorare per creare le condizioni, prendendo spunto anche da quello che ha detto Don Ciotti, creare le condizioni affinché i nostri giovani possano rimanere su questo territorio, e per rimanere devono avere un lavoro onesto, un lavoro serio, un lavoro dignitoso. E la cosa più importante, creare occupazione. Quello che chiediamo anche alla politica, che ha guardato a questa realtà in questi giorni grazie a questa manifestazione, crediamo un'attenzione diversa, un'attenzione particolare, perché è vero, c'è una crisi economica in tutta Italia, ma è anche vero che noi da questo punto di vista siamo forse il fanalino di coda d'Europa. E abbiamo tanti problemi, non è il caso di evidenziarli in questo momento, non è il caso di fare, come ho fatto, tante lettere al Presidente per dire il problema dell'ospedale, delle strade e tant'altro, non era quello, non era, anche perché il Presidente era qua come familiare di vittima di mafia. E abbiamo guardato con attenzione, però adesso chiediamo alla politica che ci governa, al governo Gentiloni, ma allo stesso Presidente, un'attenzione particolare, un'attenzione giusta, e per dare veramente la possibilità ai tanti giovani di poter rimanere qua. Senta, sta circolando la voce, lei ovviamente non potrà dirci sì, né forse lo saprà, di una possibile, visto anche del fatto che è successo, di un consiglio dei ministri a Locri come avvenne qualche anno fa a Reggio? Ma circola questa voce, Don Ciotti ha creato entusiasmo nella politica. E parlando di un territorio di persone oneste, di persone qualificate, di persone serie, di un bel territorio, di bella gente, e di una bella realtà che ha bisogno di essere aiutata. E noi abbiamo detto a Don Ciotti di guidarci attraverso il nostro vescovo in questo percorso, e utilizzando quelli che sono anche i canali della Chiesa, i canali di Don Ciotti, per accendere i riflettori in modo positivo. Perché non si possono accendere i riflettori su un territorio sempre e solo sulle cose negative. Quello di oggi, partendo dalla memoria delle tante vittime, anche delle vittime di questa città che sono tante, partendo da quella memoria si possono accendere i riflettori come si sono accesi per delle cose positive. Cose positive è quello di creare le giuste condizioni per valorizzare tante cose. Non dimentichiamoci che abbiamo il patrimonio archeologico, un patrimonio archeologico tra i più importanti al mondo, abbiamo tante risorse naturali e ambientali che devono essere valorizzate con un solo obiettivo, creare occupazione. E questo è l'aiuto che ci deve essere dato, solamente questo. E ben venga l'aiuto da parte di Don Ciotti, da parte della Chiesa, attraverso questi canali, questo aiuto in questo senso, creare la giusta attenzione su questo territorio. Noi non ci vergogniamo, diciamo con tanta umiltà, abbiamo bisogno di essere aiutati, però non da quella politica che ha spesso utilizzato questo territorio come serbatoio elettorale, ma non ha prodotto nulla di positivo.